Io mi abbono solo per Hulk Frocio. Allora, voi ci scherzate, ma la dipendenza da serie televisive è una malattia certificata, tanto che il Ministero della Salute americano, che non so come si chiama, però il Ministero della Salute ha pubblicato Si chiamano John in America. Vabbè, comunque il Ministero John della Salute americana ha pubblicato una pagina web per aiutare tutte le persone che sono in scimmia da Game of Thrones, consigliandoli: non è vero, non è vero, me la stai inventando adesso. Ma perché? Sei anche oggi si è tenuto i soldi in tasca. E Paolo Noise ha esagerato ancora con la pasta. Questo è lo Zoo di 105, bentornati a casa. Dammi ste 21 lettere che le trasformo in dinero. Un saluto a Mazzoli che il capo ma in testa tra un po' non ha più neanche un pelo. Non ci spaina il destino, ficca le mamme vestito di bianco e di nero. Lucone faceva il mercato, è sempre stirato, mica c'ha il grano davvero. Dona e vende, fanno gli scherzi ai vecchi. Pugliesi emigrati li cercano in radio, frate prima o poi li fanno secchi. Tipo Palmieri fa un tiro di basket, però gli altri gli arriva alle tasche. Può abbaccagliare soltanto le nane. Caligiuri sta andando a puttane. Sono stato in silenzio, non me ne sono mai andato. Minchia Arber ballerina, quasi l'ho dimenticato. Poi c'è Ivo Avido che è ricco e imboscato. Tutti sull'attenti fra lo zoo e il ciapo. C'è lo zoo nelle casse, zoo nelle casse. Euro, money, cash nelle tasche. C'è lo zoo nelle casse, zoo nelle casse. Euro, money, cash nelle tasche. Grande Jake La Furia nello zoo di 105. Oh, comunque vedi che in alcuni casi molte serie televisive possono diventare realtà. È successo a New York, dove martedì scorso, sono state ricoverate 33 persone che vagavano per la città di New York come zombie, cioè conciati come quelli di The Walking Dead. E uno pensava, stanno girando una serie. Invece no, si erano fatti delle canne con... hanno fatto praticamente un overdose da K2, che è un tipo di marijuana sintetica, che li ha trasformati in mostri. Cioè sta gente andava in giro... tutta goloide, come la crocodile. Sai che ci sono adesso tutte queste droghe sintetiche perché costano meno delle droghe? Come faccio a sapere queste cose? Non lo so, ma io a me la crocodile l'hanno regalata con una Lacoste. Non credo proprio. Indossi droga ai piedi, sappi. Caro spacciatore di droga, spiegaci un attimo, tu che hai una pianta di marijuana sul terrazzo di casa tua all'Imbiate, visibile anche da Google Map, raccontaci. Allora, prima di tutto volevo... Scusa, Pippo, leva la base un attimo. Allora, scusa, ma qua è il copione? No, si vede che ha confuso i fogli. È andato avanti? Non abbiamo copione. Scusa, Marco, no, perché... Allora, la battuta... No, non c'è battuta, aspetta, non sono notizie. Allora, quindi tu adesso entri con la roba della pianta... No, non entro niente, non abbiamo mai fatto una scaletta in vita nostra. Ah, qua c'era la base... Quindi l'hai anticipata al primo blocco, la roba della mano. Non c'è nessuna battuta... Aspetta, scusa, Marco, non era la base quella reggae. No, 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 era quella base incazzatura. Io faccio... No, non è vero. Aspetta, aspetta. Allora, rifammi... No! Non è vero! Io non ho una pianta sul balcone! Almeno ce l'avevo. No! Non è vero! Io non ho mai avuto una pianta sul balcone! Paolo, quando sono entrato a casa tua l'ultima volta, la pianta mi ha aperto la porta, ormai ha preso vita. No, perché devi negare l'evidenza? Ma vedi che sei stupido, che a ottobre si pota, Marco. Ne parliamo da un anno. Come mai paghi delle bollette della luce così alte? Perché hai queste quella lampade per essiccare? Quella pianta è già diventata fantasie erotiche e sorrisi, ragazzi, e serie televisive. Io ho scoperto, se stavo ad Hogwarts. Io potevo insegnare la magia che trasforma marijuani. No, c'è già, è stupeficium. Praticamente da pianta diventa serie televisive. Occhi rossi e rumore di frigorifero. Ma, scusa, pensa a me che ho trasformato il whisky in due figli. È una magia incredibile. Cresce una pianta, compaiono le cime e di colpo diventa rumori di finestre, rumori di frigoriferi. Spioncini, lattine che si stappano. Il problema è quando diventa rumore di sirene, secondo me. No, ma non credo, purtroppo. Ma tanto ormai cosa? Oh, perché è andato ormai? È tutta qui dentro, dici Paolo. Esatto, come il mio amico tornato da Amsterdam che l'hanno perquisito e gli ha detto: scusi, dov'è la marijuana? Tutta qui nel torace. Ma ragazzi, potete curarvi perché c'è una nuova farmacia alternativa, si chiama Pharmamer.